Siccome tutti i manuali che sto consultando per potervi dare delle lezioni di cinema informate, precise e puntuali usano dei film hollywoodiani per i loro esempi, ho deciso che quando mi serviranno degli esempi farò io delle riprese very basic, giusto per farvi capire di cosa sto parlando. Perché mi va pure bene usare quarto potere come esempio per i piani sequenze, la profondità di campo, mi va benissimo. Ma mi rifiuto di usare nemico pubblico per parlarvi di cos'è un film girato in studio. Io devo trovare il tizio che ha scritto il manuale che stavo consultando ieri in biblioteca e malmenarlo con una copia del gabinetto del dottor Caligari. Persino Wikipedia usa il gabinetto del dottor Caligari come esempio, ok? Wikipedia! Ok. Oh, ho nominato i film girati in studio, ma complimenti, bell'inizio! L'argomento mise-en-scène è semplice e istintivo perché il senso che viene principalmente coinvolto dal cinema è la vista. Naturalmente anche l'udito, ma come ben sapete, l'origine del film è nel muto. Anche adesso ci sono degli esperimenti con film senza audio, ma già si va sul più elevato, avanzato, artistico, sperimentale, quindi. Mise-en-scène è un termine che si ricollega all'universo teatrale, letteralmente significa messa in scena, perché è ciò che viene costruito per lo spettatore, ciò che sta davanti alla macchina da presa, non solo lo spazio in cui si svolge l'azione, ma l'azione stessa. Perché è fondamentale la mise-en-scène? Perché appunto la prima cosa che viene stimolata da un film è la vista. Se tu vedi una scena ambientata in un bellissimo campo di fiori, in una giornata di sole, ci sono bambine con i vestitini carini che giocano, ti sentirai in un modo completamente diverso rispetto a quando ti trovi davanti ad una scena ambientata in uno scantinato con le pareti coperte di chiazze di sangue. Una delle primissime indicazioni nelle sceneggiature all'inizio di ogni scena è se essa si svolge in esterna o in interna. E in entrambi i casi, sia che la scena si svolga dentro o fuori un edificio, il set può essere reale o artificiale. Dico reale, tra virgolette, perché molto spesso la location in cui si filma non corrisponde all'ambiente in cui si sta svolgendo la scena. Per esempio, Valhalla Rising di Refn è girato completamente in Scozia, ma è ambientato nei paesi nordici e nel Nord America. Un esempio ancora più lampante è Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è ambientato nella Terra di Mezzo, ma la Terra di Mezzo non esiste, quindi l'hanno girato in Nuova Zelanda. Quando non si può o non si vuole girare in location, molto semplicemente si gira in studio. Il motivo principale è che in studio hai il controllo totale su ogni cosa. Vabbè, naturalmente possono succedere cose stile fantasma dell'opera che cadono i riflettori, però vabbè, è un altro discorso. Succede, è la sfiga. Girando in location può capitare qualunque imprevisto, può piovere, il terreno non può essere adatto a sistemare l'attrezzatura, la luce cambia ogni 20 secondi, magari nel giorno in cui vuoi girare una scena di sole c'è il diluvio o viceversa. Invece in studio, se vuoi far piovere, fai piovere e il pavimento è un pavimento, quindi non c'è problema per appoggiare cose. Chi si occupa della creazione dello studio è l'art director e la sezione scenografica. Si occupano appunto di ideare, innanzitutto, e poi di creare le scene in cui verrà ambientato il film. Un argomento molto discutibile è quello del progresso della mise-en-scène. Tempo fa, magari se guardate i western classici l'avete notato, i fondali erano spesso dipinti, come a teatro. Invece adesso si va di green screen come se non ci fosse un domani, ci sono persino gli youtuber che usano i green screen per fare i vlog. Sotto questo aspetto io sono un sacco pasoliniana, ci sono certi progressi tecnici che veramente mi fanno venire l'urticaria. Preferisco tutta la vita un fondale fintissimo fatto a mano, piuttosto che una cosa realistica fatta al computer. Prendo di nuovo ad esempio Il Signore degli Anelli. Le mie scene preferite sono le panoramiche bellissime sui paesaggi della Terra di Mezzo che o sono stati fatti effettivamente in location o sono stati fatti con dei modellini. Il green screen è stato usato per esempio con le scene degli Ent, ma quello è ovvio, hanno dovuto fare gli Ent. E vabbè, ho le mie fisime, ok? Tutti le hanno. Ok, guapos, spero che questa introduzione non vi sia sembrata troppo banale e ovvia, perché vabbè, si sa, si parte dalle cose più facili e poi si va avanti verso le cose difficili, tipo le tabelline. Mica cominci dalla tabellina dell'8, piuttosto la tabellina dell'8. La settimana prossima vi parlerò della mise en shot.
che già è una cosa più tecnica, figa, e dovrò fare delle riprese per spiegarvela bene, non vedo l'ora di farlo. Ricordatevi di mettere un mi piacino se vi è piaciuta questa prima ufficiale lezione di cinema con cinema, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di andare a vedere il canale di Air Poison Veil, che è il tizio strafigo che mi fa le colonne sonore per i miei vlog, e ricordatevi sempre che David Bowie è un gran figo. Ciao!